tutti. Ho fatto qualche altro acquisto, ve li faccio vedere. Da tema ho preso delle lenzuola semplicemente perché mi mancavano e ho preso semplicemente un coprimaterasso singolo bianco e questo che è un copripiumino con federa fatto così con tutti gli squalettini. Questo costava 17 euro e questo 8 da Primark, vero? Vabbè, questo può essere utile, c'è cioè il coprischermo per l'iPhone. Poi ho preso delle cuffiettine fatte a unicorno. Queste costavano 4 euro. Il coprischermo costava 3 euro. Degli elasticini fatti così, di quelli che non dovrebbero strappare i capelli a regola, a 1,50 euro. Delle mollettine, sempre 1,50 euro, nere normali. Questo che è uno sdoppiatore per delle cuffiette, quindi potete ascoltare la musica in due, che costa 2 euro. Un maglioncino più leggerino fatto così, quindi fatto a pulloverino con i bottoni davanti. E questo ha tutte le libelluline su sfondo carta zucchero. E questo è una 40 e costava 12 euro. Poi ho preso una camicetta fatta così con le maniche che si possono allungare oppure rigirare con tutte le rondini. E questa è sempre una 40 e costava 13 euro. Ho preso un'altra camicetta così, quindi questa è in un certo senso più classica. Costava 13 euro e ha questa parte qua davanti che vedete è tagliata in verticale invece che in orizzontale. Poi ho preso un altro maglione, questo un pochino più caldo. In realtà la mia idea era prendere dei maglioni un pochino più caldi, ma non mi piacevano tantissimo quelli che avevano. Questo è fatto così, c'era di vari colori e ha la particolarità di avere la zip un po' tagliata in diagonale col colletto abbastanza ampio. E queste sono, è una S e costava 18 euro. E dulcis in fondo, non ho resistito a prendere un pigiama perché mi piaceva troppo, in realtà mi piacevano tutti, quella parte lì l'avrei presa tutta. E il pezzo di sopra è fatto così, quindi è una maglietta a maniche corte, non molto calda, quindi però vabbè, costava 6 euro e è una 38-40 con l'orso. E con scritto Grizzly in the morning. E invece la parte di sotto non c'era della mia taglia, per cui ho dovuto prendere una L, quindi una 50, 46-48, che per me è sicuramente grande perché io sono una S, però tanto è un pigiama e ha questa, la parte qua che si può stringere, quindi anche se mi sta a largo, un po' sformato, non gli interessa a nessuno. Ha tutti gli orsetti sui pantaloni, la parte in fondo è più stretta. Questo è un pochino più peso, c'era anche la felpettina del pigiama così che io avrei voluto prendere, ma mi è stato impedito e questo stava 9 euro. Domani cambio casa e boh. Se avete domande lasciate un commento, domani sarà una giornata campale a portare tutte le cose di là, ma è una cosa inevitabile. E vi mando un saluto. Ciao! Ciao a tutti, scusate se ho un'aria un po' sdruscinata stasera, ma sono stata in giro tutto il pomeriggio e vi volevo far vedere cosa avevo comprato. Non so se lo vedete già dalla ripresa, ma io sono stata per credo la terza volta da Primark, quel negozio, ci volevo entrare giusto per comprare una cosa e sono uscita con assolutamente, ora ho deciso che per un po' non ci devo neanche entrare, non ci devo neanche passare davanti, perché tanto quando entro c'è dentro delle cose che mi piacciono troppo e che alla fine va a finire che compro. Comunque un altro negozio l'ho trovato qui, che c'è un'altra sirena. E che in realtà mi è piaciuto molto, è un negozio che si chiama Hema con la H davanti, questo qua,
La busta non è molto resistente, come potete vedere da come è ridotta, ma vabbè. Dentro ci sono delle cose che mi piacciono molto. Ci sono le lenzuola che avete visto che ho comprato per il letto, però c'è anche un sacco di altre cose, anche di cartoleria, assomiglia un po' a Tiger quel reparto lì di cartoleria e cose così, è veramente carino, i prezzi sono bassi. Io ci sono entrata e vi faccio vedere cosa ho comprato, ma queste non sono cose entusiasmanti. Ho comprato due federe per il cuscino, me ne bastava una, ma una non la vendevano. E questi due costavano 4,50 euro, ovviamente sono i più scrausi, cioè sono semplicemente bianchi. Poi ho preso appunto questo che è il Soft Flower, cioè dovrebbe essere un ammorbidente, è della marca Hema e dovrebbe essere, c'era scritto eco bla bla, non mi ricordo quanto l'ho pagato, sa di fiori come promesso. Ho preso delle interessantissime chewing gum e poi ho preso un kit di cucito, questo non è bello però visto che non ce l'ho magari ecco se mi si stacca un bottone o qualcosa ce l'ho. E niente, queste non sono cose entusiasmanti però almeno sono un po' più utili e l'ho pagate tutti quanti 7,50 euro, quindi insomma non ho speso una cifra esorbitante lì. E l'ho spesa in compenso da Primark. L'altra volta avevo preso il pigiamino, l'avevo preso la maglietta. Mi dispiaceva però non aver preso il sopra, anche perché se voglio dormire qui col pigiamino o la maglietta a maniche corte ho sicuramente freddo, anche perché ora inizia a essere freddino. E mi era rimasto qui la parte di sopra, c'erano rimaste solo L e io l'ho presa lo stesso. È fatta con questo grizzly con l'orso bruno e questa vi dico subito che costava, mi sembra 9 euro, a 20 euro, no 19 euro, vabbè. Ho preso questi pantaloni qua, questi secondo me sono veramente belli, sono con questo, sono abbastanza spessettini, texture a quadretti, hanno questi dettagli qua, la chiusura tipo tailleur, quindi così, e questi secondo me sono veramente belli, però c'era solamente la 42 e io spero che mi stia perché sarebbe stata meglio una 40 secondo me. Altri pantaloni più pesi non li ho trovati, c'erano un sacco di jeans, questi dei pantaloni blu, così, questa la stoffa non è molto pesa, anzi, e sono tipo anche questi eleganti, vanno giù questi stretti, gli altri vanno giù, non ve l'ho fatti vedere, finiscano invece così, non stretti, non larghi, con questo risvoltino in fondo. Questi invece vanno giù a sigaretta, credo si dica, lisci, sono leggermente elasticizzati, con davanti questa cucitura e si aprono dal lato con una zip. E questi costavano 10 euro. Ho preso un maglioncino molto semplice a 8 euro, se non mi ricordo male. Ah, i pantaloni blu sono una 40. E, il maglioncino invece è questo. È una trama intermedia, non è né peso peso né leggero leggero. Ha i bottoncini su entrambe le spalle. Il collo tondo è una 40. E niente, questo è corto, liscio, grigio. Un altro maglioncino così, oggi ero in fissa, tutto quello che vedevo riluccicare l'avrei preso, c'erano di tanti colori, questo era prezzato 13 euro ma credo che lo facessero pagare 10, è una 40 e niente, in sé per sé ha la manichina così, lo scollettino così, tondo, niente di particolare, la particolarità è che luccica e questo è più leggero rispetto all'altro, questo è uno di quei maglioncini proprio maglioncini maglietta. E poi ho preso un altro maglioncino, questo dalla trama un po' più pesa, però con le spalle scoperte e il collo alto. Questo l'avevo visto anche le altre volte, mi aveva colpito perché secondo me è elegante, però non morite di freddo nonostante le spalle scoperte. Anche questa è una 40 e anche questo l'ho pagato 13 euro, questo è piuttosto attillato.
Ed infine una cosa, sono un po' in dubbio, però sul manichino stava benissimo e fra l'altro praticamente sono arrivata a prenderlo, sono stata lì 2 ore a cercare una taglia che potesse andare bene. E c'era come un'altra ragazza abbastanza accanita e voleva anche lei prendere questo prodotto qui, e alla fine ci siamo consultate in inglese su come ci sembrava questo prodotto, su questo capo, e poi è venuto fuori, eravamo entrambe italiane. Il capo è un body così, questo è proprio uno sfizio con lo scollo molto molto profondo, le manichine, le maniche corte, e questo non so quando me lo metterò, non so se me lo metterò perché è veramente molto leggero. L'unica cosa che gli diceva a lei è che sono un po' in dubbio perché sembra molto trasparente, quindi insomma già è scollato, non vorrei uno sembrasse nudo, però è molto bello, guardate come luccica. E questo stava 11 euro, l'ho preso anche per questo perché vabbè, e di questo ho preso una 38, speriamo di non aver fatto una cacchiata perché mi sembravano grandi, non me le sono provate perché c'era il delirio. Poi ho preso 3 reggiseni così, che sono costati 8 euro tutti e 3, quindi vi potete immaginare, cioè veramente tirati dietro. Uno è con questa fantasia qui, carino, e gli altri due sono uno color anguria, diciamo, e uno grigio. E poi ho comprato calzini. Ho preso questi qui, che sono, siccome l'altra volta avevo preso quelli più leggerini, ho detto vabbè, prendiamone anche un paio più piccoli. Sono un paio neri e un paio così, e questi costavano 2,50 euro. E poi questi, che sono uno sfizio perché sono di Snoopy, e ce n'è un paio con Snoopy, uno snupone qua su in cima, un paio con tutti gli snupini e un paio con i Woodstock, gli uccellini del coso. Questi me li potevo anche risparmiare, ma erano molto carini e costavano 4 euro. E infine ho preso un piegaciglia a 3 euro, questo non ce l'avevo e non ce l'ho neanche in Italia perché quelli che avevo si sono rotti, vabbè. E poi 2 cose che veramente mi potevo risparmiare, ovvero una catenina fatta così, con questi molto pulita, dovrebbe essere dietro tutta attorcigliata, quindi non capisco quanto è lunga, però dovrebbe essere una cosa molto delicata, e in questo periodo ero in fissa con questo tipo di catenine qui, è costata 2 euro. E un set di braccialetti, sono molto carini, molto molto carini, e mi piacciono. Ora vediamo, e questi costavano 2,50 euro. E niente, questi sono tutti i miei acquisti di oggi. In realtà ho comprato anche un cavo audio e un tastierino numerico, ma non credo vi interessi perché mi servono per gli esperimenti. E niente, con questo è tutto, e adesso giuro, giuro, giuro su me stessa che non ci vado per un po'. E niente, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto.